Bentrovati. In un'Italia ancora un po' arruffona e spampanata, questa Pasqua porta un regalo. È l'alternanza tra la scuola e il lavoro, una grande proposta, una grande impresa, una grande sfida. Qui a Strano Paese, questa è la sigla. Sull'asfalto delle tue autostrade non tutto il sangue si è già rappreso. Verde di chiesa, odore di mare e dolce pietra dal cuore disteso. Spiaggia che muore lì in mezzo al grano, vecchia pineta dal fondo parlante in una mano. Strano paese, vestito a lutto, strana la gente, strano che tutto sia così strano. Ma questa è l'anima del mio gargano. Strano paese. Le storie, i racconti, le tendenze, i soggetti e i progetti nel paese che cambia. Eccoci qui con un nuovo appuntamento di Strano Paese, che questa volta abbiamo pensato di dedicare ad una bella sorpresa che l'uovo di Pasqua nasconde e che vi anticipiamo grazie ai potenti mezzi di Teleblu. La grande sorpresa è che parte, ormai ad ogni piesso spinto, l'alternanza scuola-lavoro, un meccanismo inseguito da anni dalle parti datoriali, dai sindacati, anche un po' dalla politica in maniera un po' confusa, però alla fine è andato a segno questo grande progetto. Oggi ne parliamo qui con alcuni ospiti che abbiamo selezionato perché addetti ai lavori. Ne parliamo con Monica Di Mauro di Confindustria Giovani, grazie per essere venuta qui a Teleblu. E ne parleremo sempre all'interno di Confindustria con chi nella piccola industria si confronta con questo grande tema. Vi presento Annira Mundo, grazie per essere venuta qui, entrambi imprenditori. Vi parlerò anche di quel che in fermento nuovo muove il mondo della scuola. Abbiamo il piacere di avere nei nostri studi Maria Ida Episcopo, grazie provveditore, come amo io chiamare il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, e poi Dulcis in fundo, il rinnovato segretario generale della CISL Emilio Di Conza, a cui faccio gli auguri perché da pochi giorni ha avuto nuovamente le funzioni che già ha rivestito da un mandato. Auguri e buon lavoro. Grazie. Dunque, intanto partirei subito da Maria Ida Episcopo per chiedere se questa scommessa è una scommessa praticabile e percorribile o è una cosa tutta italiana. Allora, direi proprio di no, perché è una scommessa che per varie generazioni scolastiche abbiamo comunque preso in carico. Ricordo già il legislatore della legge 53 nel 2003, ricordo il decreto legislativo 77 del 2005, ricordo tutte le stagioni di alternanza scuola-lavoro come progetti sperimentali e assistiti che anche gli uffici scolastici regionali hanno sapientemente offerto alle loro scuole territoriali. Adesso con la legge 107 del 2015 ci troviamo di fronte a una istituzionalizzazione, entra proprio in modo ordinamentale in tutti gli ordini di scuola,
pervade la licealità, l'istruzione tecnica e l'istruzione professionale. Per la verità con carichi orari differenti, si parla di 200 ore nel triennio conclusivo di studi per i percorsi liceali e di 400 ore per quelli tecnici e professionali. In più i professionali hanno al loro interno una loro vocazione connaturata che è proprio sul pre-professionalizzante e sugli stage proprio pratici applicativi. Per cui diciamo che adesso sono chiamati in causa ufficialmente con protagonismo attivo tutti gli attori sociali di questa impresa che è l'alternanza. Che la scuola, ecco, può proporre, può studiare, può, ecco, disegnare per i bisogni dei propri studenti e anche per le peculiarità dei propri piani dell'offerta formativa, ma da sola ovviamente non può e non deve prendersi carico. Di qui la compresenza anche delle persone che oggi condividono questa occasione. Quindi diciamo che è un panel. Certo, sicuramente. Che riscontra, certo, la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. È come l'offerta e la domanda che si devono incontrare sapientemente in uno spazio di negoziazione. Elena Nigro ci racconta in poche battute di cosa parliamo, anche se questa storia dell'alternanza scuola-lavoro va, lo diceva la professoressa Episcopo, va spiegata bene, va chiarita nel dettaglio, perché è una cosa troppo seria per essere giocata male. Quella che dovrebbe avvenire adesso è una vera rivoluzione, un'autentica riforma, perché l'unica risposta strutturale alla disoccupazione dilagante è una scuola collegata con il mondo della produzione. Si chiama alternanza scuola-lavoro, un potente strumento che andrà di certo affinato sul campo, ma che già ora promette di cambiare lo stato dell'arte in un sistema, quello scolastico, sino ad oggi obsoleto e incapace di dare serie risposte alle sfide della modernità. Dopo un cammino cominciato nel luglio del 2015, passata per le mani di due ministre, Giannini e Fedeli, la riforma dell'istruzione disegnata dalla Buona Scuola ha concluso il suo percorso normativo con l'approvazione di 8 decreti attuativi. Un banco di prova importante che non solo dovrebbe infondere un'iniezione di qualità nella nostra scuola, ma aprire nuovi scenari nel campo del lavoro. Nasce così la nuova maturità, 2 scritti invece di 3 e tanta alternanza scuola-lavoro, ma si avvia nel contempo un nuovo meccanismo sinergico tra scuola e mondo del lavoro attraverso un sistema che apporta una delle innovazioni più significative ed interessanti, capace di fronteggiare il quadro di incertezze della società dei consumi caratterizzato dal lavoro che manca al lavoro che cambia. Anche il sindacato ha premuto molto per questo cambio di passo, stimolando il governo e aprendo con le organizzazioni datoriali un dialogo costante, soprattutto con Confindustria, che sull'alternanza scuola-lavoro ha impegnato risorse, superando vecchie logiche aziendaliste. Adesso bisogna crederci, perché il campanello d'allarme con i numeri della disoccupazione suona da tempo, troppo tempo. Campanello d'allarme della disoccupazione squilla da troppo tempo. Era questo il momento epocale per fare un cambio di passo? Diciamo che questo è in linea di massima esattamente quello che riprendeva la scheda e faceva bene, come dire, ad usare un po' il condizionale, perché dovrebbe essere il cambio di passo rispetto proprio alla necessità di avvicinare i due mondi, quello della scuola con quello del lavoro. E qui adesso è la grande sfida, perché il lavoro inizia adesso. Se andiamo rispetto a quello che è il lavoro iniziale, si fa un po' fatica. Speriamo che col tempo qualcosa possa cambiare in meglio e che ci sia maggiore disponibilità, non tanto da parte degli istituti scolastici, quando invece dal mondo produttivo, perché noi dobbiamo preparare i giovani del domani, ma i giovani del domani si preparano oggi.
Per cui anche noi come organizzazione sindacale stiamo cercando non solo di spingere affinché ci siano dei miglioramenti in questa direzione, ma stiamo anche facendo questa esperienza direttamente con i giovani del mondo della scuola, per cui anche noi come CISL di Foggia ospitiamo una quarta classe di un polivalente e devo dire almeno da parte dei giovani c'è molto entusiasmo, perché toccano con mano mondi che, come dire, non conoscono, a partire dal mondo sindacale, ma da mondi come quello, per esempio, dei servizi. Per cui loro si stanno dedicando, attraverso questo progetto che stanno facendo con noi, proprio al mondo del fiscale, del previdenziale. Per cui rispetto a questo c'è entusiasmo, ma c'è molta voglia di imparare. Ma questo diventa anche importante non solo perché si ha il contatto, come dire, con il mondo della produzione, con i servizi e quant'altro, ma anche perché diventa un modo anche di orientare i giovani. Perché nel nostro caso, siccome stiamo cercando di dare competenze soprattutto sul piano dei servizi fiscali, i giovani stanno anche, come dire, cimentandosi anche a capire se quel mondo appartiene o meno a loro. Per cui anche in un eventuale approccio futuro post diploma possono eventualmente poi avere un orientamento rispetto anche a questa prima esperienza che stanno facendo. Noi quello che stiamo chiedendo come sindacato a livello generale è che ci sia una disponibilità sempre maggiore da parte delle associazioni, ma soprattutto delle imprese, perché si parla tanto di Industria 4.0, si parla tanto di competenze nuove ma soprattutto alte, perché il futuro è fatto soprattutto di alte competenze. Se noi, come dire, non avviciniamo i giovani al mondo della produzione, dando appunto questo primo segnale di disponibilità, anche a un cambiamento, perché noi siamo in una fase epocale. Noi dal momento di crisi o ne usciamo attraverso un sistema che guarda avanti e guarda soprattutto a un livello, come dire, anche di produttività, di servizi più alto, altrimenti noi anche il mondo della produzione non ce la farà. Per cui questo è un primo passo al quale puoi farne seguire altri di altrettanta importanza. Grazie Di Conza. Di Mauro, questa storia è un po' come una chiamata alle armi delle aziende, delle imprese, perché un tempo c'era l'azienda Italia, ora questa azienda si è fermata, voi volete farla ripartire, è questa una delle occasioni? Sì, può essere questa una delle occasioni, perché il rapporto che si può creare tra gli studenti e le imprese, le aziende, può essere positivo per entrambi, per gli studenti perché all'interno delle aziende già possono avere un'idea del mondo del lavoro ancora prima di terminare i propri studi, oppure possono iniziare a responsabilizzarsi, a guardare da vicino cosa vuol dire un'azienda e i valori che ci sono all'interno di un'azienda, cosa vuol dire lavorare in gruppo, e questo può accadere già appunto nell'età scolastica, il che li forma o li apre gli orizzonti del mondo lavorativo, e può essere favorevole anche per le aziende per creare meno delle competenze, cercare appunto di formare gli studenti per creare meno divario tra il mondo del lavoro e il mondo ciò che le aziende richiedono. È quello che ecco perché Confindustria crede tanto nel programma alternanza scuola-lavoro. Avete creato su una task force, mi pare, vero? Sì. Sì, sì, in Confindustria Foggia ha creato un team, diciamo, tra il gruppo Giovani Imprenditori e il gruppo PMI, proprio per portare avanti questo progetto di alternanza scuola-lavoro e creare un ponte tra gli istituti scolastici e le aziende del territorio, ma è proprio a livello nazionale, con la firma del protocollo d'intesa tra il presidente nazionale GAI dei giovani imprenditori e il presidente nazionale BABAM della piccola media industria,
che hanno firmato un protocollo d'intesa con il MIUR, con l'allora ministro dell'istruzione e quindi il rappresentante del MIUR, sull'alternanza scuola-lavoro, perché credono appunto che lo studente debba avere questo diritto di imparare anche lavorando, quindi al di fuori della scuola. Ci ha parlato Monica Di Mauro, grazie, di questa sinergia nella sinergia, in pratica in Confindustria poi è come una scatola cinese, le PMI, la piccola industria è una sorta di turbo, un tempo avremmo detto un carburatore a farfalla, in pratica perché spazia a tutto tondo, lì ci lavora, è impegnata a Niramundo. Che passi avete fatto? Allora, diciamo che come ha appena detto lei, in effetti è così. A livello territoriale, nel nostro tessuto territoriale, proprio a livello imprenditoriale, abbiamo queste imprese che appunto non sono grandissime, ma sappiamo come si distribuiscono. Sono tutte piccole imprese, piccole e medie imprese. Ecco perché in realtà è necessario proprio lavorarci insieme. E, sì, quello che abbiamo fatto è che abbiamo cercato innanzitutto di far conoscere a livello provinciale, quindi su tutto il territorio, che Confindustria in realtà c'è, perché all'inizio era stato anche un po' polemizzato che magari il mondo delle imprese fosse molto lontano dalla scuola, però questo non ha avuto riscontro, nel senso che abbiamo dimostrato che ciò non è avvenuto, non era e non è avvenuto. Di fatto abbiamo, attraverso un convegno che abbiamo fatto a febbraio, abbiamo esposto ciò che Confindustria aveva la possibilità di dare e offrire alle scuole. Ovviamente Confindustria sappiamo che è un'associazione, non è un'industria vera e propria, quindi non ha delle sedi produttive, delle unità produttive, però al suo interno ha tantissimo materiale umano, cultura d'impresa, e questo poteva essere messo a disposizione di tutte le scuole e abbiamo cercato appunto di trasmettere questo, oltre all'impegno personale, in questo caso sia mio che di Monica, per cercare di coinvolgere maggiormente le imprese. Purtroppo è un luogo comune che sappiamo bene che comunque anche questa legge non prevede ovviamente per le imprese nessun ritorno economico, questo deve essere chiaro fin dall'inizio, l'abbiamo espresso, l'abbiamo recepito, ma allo stesso modo l'abbiamo anche esternato a tutti i nostri colleghi, diciamo, di Confindustria. Il ritorno economico vero e proprio non c'è, però ci sarà, e ci sarà per forza, nel senso che siamo fiduciosi in questo, un ritorno sotto l'aspetto appunto della professionalità, che poi sarebbe sono appunto il nostro futuro, perché i ragazzi crescendo sono i nostri futuri lavoratori, e questo è fondamentale, quindi questo già ci deve ripagare degli sforzi che oggi l'associazione Confindustria, comunque le imprese, gli imprenditori in prima persona devono affrontare. È chiaro che le difficoltà oggettive ci sono, perché molti imprenditori non sono preparati, perché è appunto una legge nuova, ci sono stati adesso i decreti attuativi, ma al di là di questi ci sono anche delle problematiche proprio pratiche all'inizio dell'alternanza. Però io dico sempre a tutti i miei colleghi, l'importante è iniziare, poi le cose si semplicizzano, perché in realtà non è così difficile come magari può sembrare dall'esterno. Operativamente le scuole sono molto disponibili, noi abbiamo firmato la prima convenzione con il liceo scientifico Il Marconi prima di Natale, successivamente sono venute a ruota altre convenzioni che hanno visto appunto Confindustria firmarle, grazie anche all'attività, lo dobbiamo riconoscere, del direttore di Confindustria, che saluto, perché insomma anche loro hanno avuto un ruolo importante, anche loro ci credono, ecco. E quindi abbiamo firmato a ruota anche altre convenzioni con l'Istituto Tecnico di Torre Maggiore, il Liceo Classico, il Lanza, l'Istituto di Manfredonia, il Fermi, il Nautico, in realtà tutto il territorio, ecco, non ci siamo fermati soltanto a Foggia, perché è giusto, anche perché ci sono, e lei lo potrà dire poi successivamente, realtà anche molto lontane, territorialmente parlando. E quindi oltre a questo abbiamo quindi anche spinto e cercato di raccogliere le adesioni delle aziende, i nostri colleghi imprenditori, ad ospitare questi ragazzi che, ahimè, la professoressa prima l'ha detto, questa esperienza inizia dall'anno scorso, nel senso che è obbligatoria dall'anno scorso, e molte scuole
ovviamente non per causa, per colpa, molte scuole non sono state in grado di esaurire tutte le ore che erano state già disposte nell'anno precedente, quindi le devono in qualche modo recuperare, quindi ci dobbiamo dare da fare, c'è poco da fare, insomma, ecco. Dunque, un gioco di parole. Da queste prime, direbbero i magistrati, informazioni sommarie, possiamo assicurare i giovani che ci ascoltano, gli utenti, comunque i nostri telespettatori, che questo progetto è già avanti, perché è già stato recepito, veniva detto da Anni Ramundo, dal tessuto che vorrebbe produrre domani, e cioè da quello dei giovani. Stamani proprio si chiudeva un'altra intesa tra l'Ordine degli Avvocati e l'Istituto Zingarelli di Cerignola, e vedo molto informato il segretario della CISL con la dottoressa Colucci e il presidente Foglia. Quindi, come vedete, si è partiti, ma è innegabile che Confindustria abbia, come dire, un parterre di tutto rispetto, perché è al governo dell'industria, ma anche della piccola impresa, perché l'impresa è il tessuto più utile, più funzionale, o sbaglio, Episcopo, per far germogliare queste nuove realtà? Senz'altro sì, sono dei laboratori proprio applicativi, in primis di osservazione, perché lo studente, quando è inserito in questa nuova filiera, in questa nuova mentalità, in questo nuovo approccio operativo, è ovvio che in primis deve porsi con l'occhio dell'osservatore, ovviamente sotto la guida vigile, attenta del proprio tutor scolastico e del tutor aziendale, che sono due figure che vorrei ricordare con particolare sottolineatura, perché da loro di fatto dipende il buon fine dell'operazione di inserimento nell'esperienza lavorativa. Io posso dire che gli studenti esprimono una disponibilità positiva nei confronti di questa novità, che ormai non è più una sperimentazione ma è una certezza proprio nel loro anno scolastico. Vedo anche che alcune resistenze un po' ataviche vengono meno, del tipo si perdono giorni nella didattica frontale, quella d'aula. Oramai il mondo della scuola ha capito che si fa scuola anche oltre il perimetro scolastico, oltre il proprio cortile scolastico, perché la scuola, insomma, ha aperto e spalancato le sue porte per farsi altrove. E senz'altro l'esperienza che può venirne fuori non può che essere gratificante e costruttiva. Poi ogni tipologia di studio, di piano di studio, ha, è ovvio, una evocata più a una vicinanza anziché un'altra. Quindi proprio il mondo strettamente delle imprese, lo studio per esempio commerciale, i business plan, le buste paga, è logico che sono un territorio di maggiore pertinenza per gli istituti tecnici economici. Il mondo proprio dell'industria produttiva, degli istituti tecnici industriali e professionali, il mondo liceale è molto, molto vicino, ecco, all'industria della comunicazione, l'impresa culturale e quant'altro. Però io penso che anche dei luoghi comuni stereotipati, delle collocazioni proprio a bovo, vadano anche sfatate, perché proprio mischiare le carte, al di là proprio dello sbocco professionale o lavorativo che uno studente potrà immaginarsi dopo il percorso comunque quinquennale di studio, possa essere un esercizio di approssimazione all'altro. Effettivamente, anche per mischiare le carte, diciamo, anche certo, perché ci sono certo, evidentemente molte carte da scoprire, molte carte da giocare. Di Conza, come nasce questa sinergia? Facciamo un esempio. Parte dalla scuola, parte dall'impresa, parte dal cittadino, parte dall'utente. Come nasce un progetto di alternanza scuola-lavoro? Beh, nasce intanto dalla scuola. Per cui la scuola, come dire, è l'attore principale in questa fase. Poi ovviamente c'è il coinvolgimento da parte di altri soggetti, che sono appunto il mondo della produzione, piuttosto che il mondo della, come dire,
dell'informazione, della cultura, quello che si diceva prima, per cui ovviamente ogni progetto è orientato a quello che la scuola che appunto produce un determinato progetto, per cui lo diceva prima chi mi ha preceduto, noi per esempio stiamo vivendo queste esperienze con un polivalente, con un indirizzo economico e linguistico, per cui il progetto è orientato fondamentalmente non solo alla conoscenza del sindacato, perché questo interesserebbe poco sotto certi aspetti, ma interessa soprattutto capire quali sono i servizi che si danno all'utenza. Ramondo, ci sono dei bacini specifici, delle zone bersaglio privilegiate? A livello scolastico o parliamo di impresa? L'uno e l'altro. Diciamo che è ovvio che insomma laddove le imprese sono maggiormente collocate, quindi la densità è maggiore, le scuole sono più privilegiate, c'è poco da fare, perché abbiamo detto prima che non essendoci grossi fondi anche a livello scolastico, le stesse scuole hanno difficoltà a raggiungere comunque le imprese o i luoghi di lavoro. Però noi cerchiamo proprio di... siamo andati oltre questo, e mi permetterei di lasciare un attimo la parola a lei, perché poiché si è occupata di questa cosa, mi permetto di... poi magari continuo per l'esperienza più personale. Perché... abbiamo avuto richiesta da alcuni istituti scolastici. Sono arrivate delle richieste strane anche? No, strane no. Logisticamente è un po' strane. Qualcuna pretendeva magari che tutti insieme dovessimo fare 200 ore, no? Sì. Alcune magari perché erano intere classi. Però abbiamo avuto richieste anche da istituti scolastici logisticamente un po'... in difficoltà, tipo scuole del Gargano, quindi dove le imprese dove far fare le ore di alternanza scuola-lavoro sono poche per il numero di studenti, e quindi abbiamo pensato un progetto di cultura d'impresa, quindi siamo noi giovani imprenditori di Confindustria Foggia ad andare direttamente in classe dai ragazzi, e questo avverrà nel mese di aprile, a fine aprile, a parlare, si partirà appunto con vari incontri, a parlare ai ragazzi di che cos'è un'impresa, un'idea imprenditoriale, come portarla avanti. Ma la cosa che abbiamo notato nelle lezioni precedenti, un istituto a San Severo, e la loro curiosità o i loro stimoli quando parliamo della nostra esperienza professionale, quindi un giovane imprenditore cosa ha studiato, cosa ha dovuto fare per arrivare a lavorare, qual è la sua vita, quindi giornata anche lavorativa, e questo abbiamo visto che li stimola. Loro fanno domande e poi magari nell'incontro successivo hanno altre domande, e così appunto stimoliamo la loro curiosità, i loro interrogativi sul mondo del lavoro che loro immaginano però non sanno ancora praticamente che cos'è. Questo appunto lì dove non siamo riusciti a organizzare dei percorsi di alternanza vera e propria nelle aziende. Intanto diciamo che questo percorso è diventato improvvisamente veloce, devo dire, anche perché è andata a regime la riforma della scuola, che andrà nel 2019, mi pare sarà operativa dal 2019, con la pubblicazione dei decreti. Comunque, cosa fatta? Capo A. Tutte le imprese, tutte le aziende, persino Teleblu, è vero? Sì, persino Teleblu ha sposato. Abbiamo coinvolto anche. Ha sposato questa idea, perché Confindustria le ha offerto, e Teleblu ha accettato questo tipo di sinergia, e nei nostri laboratori dell'informazione è in corso un progetto di alternanza scuola-lavoro. Il che vuol dire che la cosa potrebbe davvero funzionare, se non fosse che di mezzo ci capita sempre poi la politica, che non sempre è uno strumento che accompagna in maniera positiva le cose. Bisogna far fare ai tecnici, a coloro i quali vivono l'impresa, vivono la scuola o sono in trincea nel mondo del lavoro. Luca Pernice fa questo punto proprio per riproporre l'urgenza del tema. Thank you.
Ma basterà una nuova legge che lancia la buona scuola per rimettere in piedi il mercato del lavoro? La domanda, si diceva un tempo, sorge spontanea, perché la crisi del sistema Italia non nasce solo dalla globalizzazione o dalle mancate scelte di coraggio della politica. Il punto è che il mondo della scuola e quello dell'impresa sono rimasti ancorati, per molti versi, a logiche che in pochi casi hanno consentito di guardare al futuro seguendo strategie innovative. Troppi vecchi steccati hanno appesantito soprattutto gli spazi deputati a formare le nuove classi dirigenti. E l'impresa ha pagato prezzi elevatissimi perché il mancato incontro tra domande offerte di lavoro spesso è stato il risultato di scelte formative sbagliate, prive cioè di riscontro nel mercato di riferimento. Adesso, con una riforma scolastica che contiene non poche novità, la sfida sembra riproporsi in termini diversi, tant'è che si registra un interesse parecchio propositivo nella piccola industria, uno dei pochi motori ancora accesi nell'azienda Italia. Insomma, combattere la crisi dovuta a debolezze strutturali si può. Basta sconfiggere la fragilità prevalente che ha condizionato il sistema scuola-impresa e che, sino ad oggi, gli ha impedito di parlare un linguaggio diverso che guardasse in una direzione unica, la crescita. Allora, Ramundo, come la mettiamo? Si cresce? Si può crescere? Sì, sì, si deve crescere, al di là del momento, della congiuntura che c'è adesso, perché se noi ci focalizziamo in questo momento magari manca anche l'entusiasmo di fare certe cose, però non è così, perché non può prescindere dallo spirito imprenditoriale il dover puntare, il dover scommettere, bisogna essere audaci sempre e quindi necessariamente bisogna che le aziende si aprano assolutamente alla scuola, ai ragazzi io voglio proprio dirla che anche esperienza personale fatta da una delle mie imprese, abbiamo ospitato, stiamo ospitando in realtà perché stanno venendo ancora adesso, dei ragazzi dell'istituto nautico che poi hanno anche l'industriale e il geometra, quindi abbiamo una quarta che ospitiamo sulla zona di Manfredonia. E devo dire, bisogna sfatare anche l'idea che i ragazzi siano poco coinvolti, poco interessati, perché davvero non è così. Io mi sono trovata a fare prima 4 ore di sicurezza specifica, perché ovviamente la mia azienda ha un po' più rischio, un po' più alto, e quindi sono andata proprio dentro la scuola a tenere il corso. E devo dire, erano tutti preparati già, attenti. I docenti li seguono, i tutor della scuola li seguono davvero tantissimo e ci credono, sono i primi a crederci in questa esperienza, pertanto trasmettono entusiasmo e noi lo dobbiamo solo cogliere, insomma, e poi lo dobbiamo trasferire. Pensando che addirittura già nei diversi anni passati, la nostra stessa presidentessa Maria Pia Liguori, lei fa parte del Comitato Nazionale per il PMI Day, che è un evento che noi facciamo ogni anno, e lei è referente regionale e responsabile regionale. Ogni anno facciamo questo evento facendo ospitare dalle aziende delle scuole, quindi è come se fosse un po' l'incipit dell'alternanza scuola-lavoro, perché da tanto tempo già che c'è. E quindi non, devo dire, anche lì, in quelle occasioni, i ragazzi sono sempre risultati interessati, sempre coinvolti, pertanto spesso bisogna anche rivalutare, perché il lavoro fatto dalle scuole è un lavoro importante, un lavoro vero, un lavoro serio, cioè i valori ci sono e bisogna infondere un po' di humus, perché altrimenti non crescono, non viene la voglia se non si fertilizza il territorio, diciamo così, magari più. Episcopo, ha sentito un po' quanta voglia di fare? Sì, così. Senz'altro, è una voglia che si riscontra a più livelli operativi, anche gli studenti. Questo fingersi dei lavoratori, questa simulazione al lavoro è abbastanza gratificante e toglie un po' polvere a quei dogmi della scuola che comunque per anni hanno dominato la scena. Mi riferisco a quella cultura scolastica di tipo trasmissivo, di tipo unidirezionale, secondo una via all'ingiù dal docente all'alunno. Adesso lo studente si rende protagonista proprio di esperienze dirette e proprio narrabili al suo contesto di appartenenza, tant'è che agli esami di Stato saranno proprio la fotografia, la sua proprio life story scolastica più significativa. Quindi anche la scuola, dicevo, non solo i tutor scolastici assieme ai tutor aziendali, ma si sta rinnovando anche un'idea della collegialità, perché tutto nasce da un ripensamento anche nei contesti collegiali istituzionali, penso ai consigli di classe, ai dipartimenti operativi, ai collegi dei docenti.
E penso anche a quei nuclei tecnici di approfondimento per l'alternanza, quali per esempio i comitati tecnici scientifici che coordinano all'interno di un'unità scolastica tutti i dinamismi burocratici e formativi di un percorso di alternanza. Certo, dicendo questo e svelando il mio diretto ottimismo, non dico che siamo già padronissimi al 100% di una scena operativa assolutamente completa, assolutamente strutturata. Ci sono, dico sempre, dei taglianti da fare, dei taglianti in parte di mentalità e in parte anche di programmazione e di applicazione diretta, a cui non mancheremo, perché penso proprio che questa attenzione al superamento, al miglioramento di se stessi, ci accomuni con tutti i partner che si rendono co-protagonisti e co-progettisti di questa esperienza. Quindi questo è il mio pensiero. Partendo proprio da queste valutazioni che faceva chi dirige oggi la scuola in provincia di Foggia, c'è una mentalità che va in soffitta ormai, perché il cambiamento non è solo nelle carte e nelle leggi che con un po' di sofferenza cominciano comunque, viva Dio, a fare capolino, ma anche nei comportamenti, nella meno verbosi, più operosi delle nuove generazioni. Lei, che è uno che non le manda a dire le cose, l'aveva detto già da tempo, e la politica forse ha ancora qualche ritardo per capire e comprendere questi percorsi, o sbaglio? È che oggi ci sia la necessità di un salto culturale, questo è fuori discussione. Forse questo momento di crisi ci sta facendo anche riflettere sulla necessità dei cambiamenti che bisogna assolutamente realizzare, soprattutto se realmente si vuole uscire da questa situazione di difficoltà. Io credo che i giovani abbiano un passo più avanti rispetto a chi ha qualche anno in più. E noi lo stiamo vedendo anche dalle esperienze dirette che stiamo vivendo, che stiamo, come dire, realizzando con questi giovani. Perché la voglia di uscire da queste difficoltà, la voglia di, come dire, di creare qualcosa di positivo per loro, ma per il paese, questo è un qualcosa che ci fa pensare e ci deve, come dire, far soprattutto assumere delle responsabilità enormi. Ma le istituzioni possono fare qualcosa per agevolare questo percorso? Vedo anche la mano sul punto. Io credo che tutti dobbiamo fare un passo in più, qualcosa in più, perché, come dire, al di là del salto culturale si crea soprattutto se si riesce a creare la giusta sinergia appunto tra le istituzioni, il mondo del lavoro, il mondo economico, le organizzazioni sindacali o sociali più in generale, perché questo necessita. Io non credo mai al che pensi me, nel senso chi pensa che da solo riesce a risolvere. Io ogni tanto, così per battuta, dico che noi nella provincia di Foggia, ma forse andiamo anche oltre, ci sono tanti Harry Potter che pensano che, come dire, nel momento in cui si siedono dietro la scrivania o nel palazzo comunale, pensano da soli con la bacchetta magica di risolvere tutti i problemi. Per la verità, questa esperienza l'abbiamo avuta anche con il precedente governo, giusto per dirne uno, perché inizialmente pensava che da solo potesse risolvere i problemi non solo del paese ma anche dell'Europa. Invece questo non può essere, ecco perché il coinvolgimento è importantissimo. Guarda, essere partiti proprio dalla scuola, che è il primo soggetto di inclusione, perché l'inclusione sociale, l'inclusione nel mondo del lavoro, ma anche i valori, che molto spesso anche le difficoltà fanno un po', come dire, mettere in secondo piano, essere partiti dalla scuola io credo che sia stata la cosa migliore, almeno da questo punto di vista. Ecco perché la spinta che noi stiamo avendo in questi mesi e che stiamo facendo come CISL proprio in questa direzione, che vale soprattutto all'indirizzo del mondo della scuola, ma che va soprattutto all'indirizzo dei giovani, che ripeto sono il futuro, ma di un futuro che è oggi, non può essere quello di domani. E da questo punto di vista lo sforzo deve essere massimo, perché altrimenti noi non riusciremo a fare il passo successivo, e il passo successivo non può essere che quello appunto di creare anche una nuova classe dirigente, fatta soprattutto di giovani. C'è qualcuno che dice che questo paese è fatto solo per i vecchi o per i meno giovani. Io non credo che abbia tutti i torti chi dice questo, però ecco, se riusciamo a creare questo mix attraverso
come dire, questa necessità di mettere insieme le varie forze e quindi fare coesione, io credo che l'esperienza dei meno giovani con la voglia di fare dei giovani possa, come dire, creare l'humus necessario per fare qualcosa di buono per il futuro. Episcopo, su questa vicenda delle istituzioni, ha sentito l'affondo di Consa, è appena il caso di dire che poi il lavoro non ordinamentato nella città che produce, che pensa, nel mondo della conoscenza, diventa sicuramente più agile se le istituzioni accompagnano. Cosa manca ancora? Beh, io dico che... c'è già tutto? No, ma sempre dobbiamo avere quella tensione al superamento di noi, se no siamo in conclusione di ciclo e la cosa non è assolutamente gratificante. Allora, io credo che il mondo della scuola, il mondo delle istituzioni hanno bisogno di una iniezione, di una linfa di fiducia. Come si diceva nella scheda. Sì, senz'altro, che sia fatta sia di merit goods, quindi di gratificazioni, di riconoscimento sociale, anche di apprezzamento da parte dei terzi o degli stakeholder, delle famiglie, che molto spesso sono, ecco, poco vicini o poco cortesi con alcune dinamiche. Io dico che una svolta tutti assieme la possiamo dare, rivedendo dei valori che poi sono i valori quelli che ci accompagnano dalla nostra prima educazione: il rispetto, la responsabilità, il diritto, il dovere, tutti quei valori del buon padre di famiglia che sono assolutamente non riciclabili, fondativi in ogni fase della nostra quotidianità e della nostra esistenza. Tornando all'alternanza scuola-lavoro, è un'occasione, ha senz'altro dei punti di criticità, come tutto nella vita ha dei punti di forza ma anche delle criticità. Il mondo della scuola ce la sta mettendo tutta, anche il sistema formativo degli operatori scolastici, parlo della dirigenza, dell'area della docenza, ma anche dell'area amministrativa, a cui va tutta la mia ammirazione, la mia proprio stima, sta facendo molto, perché con la formazione strutturata, obbligatoria e continuativa, vi voglio dire che l'alternanza scuola-lavoro è un accapo significativo, non manca più. Quindi significa anche noi vogliamo appropriarci, ecco, dei segreti, dei dinamismi di un settore che prima era fuori dalla porta scolastica e fuori dalla campanella scolastica, quindi in senso spazio-temporale. Quindi ci stiamo formando e chiediamo anche l'ausilio e il supporto proprio professionale del mondo dell'industria, del mondo associazionistico, del mondo sindacale, che è molto vicino, del mondo, ecco, della sfera comunicativa, come abbiamo appreso anche di questa emittente locale. Quindi è una ricerca proprio di partenariato, che non è una giusta posizione tra luoghi formativi o persone in attività lavorativa, ma è proprio un'attrazione significativa per gettare le basi di un qualcosa di significativo per i nostri giovani in fieri. Quindi io ritengo che la strada sia, ancora ci troviamo work in progress, però ecco, quello che stiamo seminando da più punti di vista è significativo, è assolutamente apprezzato dai nostri studenti, pur rimanendo quel margine di implementazione che dobbiamo riservarci da qui ai prossimi anni. Ramundo, fiduciosa? Diciamo che forse quello che ha detto la dottoressa, sì, è così, nel senso che ognuno deve fare il suo, su questo non c'è dubbio. Però le istituzioni, in questo caso parlo a livello centrale, non hanno dato proprio un impulso affinché le aziende, non hanno bussato alle porte delle aziende, quindi le aziende difficilmente aprono, perché abbiamo detto all'inizio che è vero che se ci si aspetta un ritorno economico non c'è, però dall'altra parte in questo momento appunto difficile sotto l'aspetto economico è comunque uno sforzo, una richiesta di uno sforzo da parte
chiedere all'impresa di fare uno sforzo per ospitare o comunque collaborare. E quindi ciò che il governo ha fatto, e cioè la possibilità di uno sgravio contributivo nel caso in cui si dovesse assumere uno studente in alternanza a tempo indeterminato, cozza un poco ciò che c'è oggi in qualità di crisi. Questo, dobbiamo essere sinceri, non ne ho trovate ancora aziende che abbiano colto questa possibilità che il governo ha dato. Piuttosto, visto che siamo in una società di telecomunicazioni, piuttosto sarebbero state più opportune, magari il nostro ospite può dirmi se secondo lui è condivisibile o meno questa proposta, piuttosto sarebbe stato più condivisibile, magari più auspicabile, magari aumentare, dare uno sgravio più, sull'aspetto, mi viene in mente, a livello di contribuzione di INAIL, per esempio, a livello assicurativo. Questo, a mio avviso, avrebbe potuto, nel senso, se un'azienda apre le porte a una scuola per l'alternanza, magari, sempre rispettando tutto ciò che c'è da rispettare, potrebbe avere diritto a uno sgravio fiscale legato alla contribuzione INAIL. Questo che farebbe? Non solo porterebbe le aziende ad aprirsi, ma porterebbe quelle aziende che, ahimè, non è che ci dobbiamo nascondere che non esiste il lavoro sommerso, ma potrebbe portare addirittura quelle aziende, magari che imprese dove il lavoro è più sommerso, a trovare convenienza a mettersi in regola. Hai sentito di Conza? Potrebbe essere una proposta, e dico così. Noi anche per quanto riguarda questo aspetto di aziende che, come dire, hanno la volontà, malgrado anche il momento difficile, di assumere sia questi dell'alternanza scuola-lavoro, ma non dimentichiamo nemmeno quelli di garanzia giovani, dare una possibilità di avere degli sgravi contributivi, io credo che sia il minimo. Questo vale per questi casi, così come vale per il mezzogiorno in genere che assume i giovani. Perché altrimenti, come dire, noi ai giovani non diamo risposte. E se la risposta è il sommerso, è la risposta peggiore che si possa dare. E si smonda tutto quello che abbiamo detto durante questa stessa trasmissione. Per cui noi non dobbiamo guardare questo come un modo per non assumere, o per meglio dire, per non far lavorare a nero. Questo deve essere invece una misura che deve essere utile per preparare i giovani, ed eventualmente poi bisogna fare un sforzo ulteriore per far sì che chi fa questo percorso, alternanza scuola-lavoro, come garanzia giovani, poi abbia una tappa anche per le stesse aziende di agevolazione, perché mi sembra che questa sia la cosa migliore, altrimenti noi le risposte ai giovani non le diamo. Ma non mi riferivo esattamente a questo. È chiaro che avere la possibilità di poter fare un'assunzione, avere uno sgravio, comunque, diciamo, la proposta governativa, non sto dicendo che non va bene, potrebbe andare bene, va bene magari in tessuti sociali, in tessuti economici dove appunto la domanda c'è, nel senso che le aziende desiderano assumere, quindi un incentivo in più, ma dove oggi non ne ho trovate molte aziende disposte ad assumere nonostante l'agevolazione, perché non c'è necessità, perché non c'è molto lavoro. Allora invece, però, non dobbiamo dimenticarci che il fulcro è l'alternanza, cioè noi dobbiamo cercare di come dire, attirare le aziende ad aprire le porte alle scuole, e quindi se non si può assumere, che si fa? Ci si chiede magari di avvicinarsi attraverso un altro strumento. Questo soltanto era il... È stata molto chiara, anche perché, guardate, sono venuti, stiamo per chiudere, voglio chiudere con Monica Di Mauro, sono venuti fuori in superficie argomenti importanti. L'emersione del lavoro non regolare, già Meldolesi ne parlava anni fa, ma anche questa, come dire, garbata forma di accesso all'agevolazione fa il paio con il rating, che non ancora determina premialità, e io lo dico perché so che il sindacato è al fianco delle parti datoriali su questo versante, perché così si sconfigge la criminalità e si riafferma la legalità. Chiudiamo con Monica Di Mauro, alla quale vorrei porre una domanda che mi veniva in mente proprio adesso dalle cose che ci raccontava nel precedente intervento Emilio Di Conza, quando si parlava di nuova classe dirigente. Ecco, la paura è che invece di che venga fuori, che emerga, ecco, una nuova classe dirigente, venga fuori un nuovo ceto dominante. Ecco, come fuggiamo da questo rischio terribile che sia una vera classe dirigente e non un ceto dominante? Fuggiamo. Lo dico ad una persona che fa l'imprenditore
in un'azienda che era già, è già del papà, e che è stata all'estero, è stata fuori, e mai è voluta tornare in Italia, a Foggia, a San Severo. Prego. Infatti la mia idea è sempre quella di essere curiosi e quindi far incuriosire questi ragazzi già adesso a quest'età e aprirli alla cultura, anche alla cultura del lavoro, quindi alla cultura di quando entrano in azienda e svolgono le loro ore di alternanza scuola-lavoro. Solo così aprono la loro mente e iniziano a capire le proprie competenze o le strade da intraprendere per il loro futuro, ovviamente prima magari di studi, per poi arrivare al loro futuro lavorativo. Quindi è solo guardando dai più grandi o già da chi lavora o da un'azienda e i valori di quell'azienda, aprendosi appunto a 360 gradi l'azienda e lo studente, deve essere curioso, deve osservare, solo così secondo me stimoliamo questi ragazzi e gli diamo delle prospettive diverse. Legandoli magari anche a quei valori etici cui faceva riferimento poco fa l'Episcopo. Abbiamo chiuso, senta provveditore, è ancora di moda gli auguri del capo d'istituto con il megafono nelle aule? Vi parla il vostro prese? È ancora... No, nella società non funziona più così. Delle nuove tecnologie lo facciamo. Ma lei se lo ricorda. Sì, me lo ricordo. Mi ricordo anche il porta a porta del dirigente che formulava gli auguri agli studenti, alle rispettive famiglie. Adesso si fa, ma in abbinato a dei metodi proprio più rapidi e direi anche efficaci ed efficienti, quelli che in un secondo raggiungono la moltitudine senza troppe fatiche. Comunque sì, gli auguri sono sempre graditi, non sono scritti nei contratti, ma sono quelle buone maniere che fanno molto. Come con efficacia ed efficienza, per mutuare queste due parole che adesso ha pronunciato Maria Rita Episcopo, noi vi salutiamo, vi ringraziamo per aver scelto questa nostra informazione con Strano Paese. Vi abbiamo proposto l'alternanza scuola-lavoro, torneremo su questo argomento, perché questo è un argomento che va declinato, raccontato, ricordato. Insomma, questa è una grande piattaforma di modernità che va colta, bere o affogare. Abbiamo finito la nostra trasmissione, ci ha fatto compagnia Emilio Di Conza, Marida, come chiamo io, il nostro dirigente scolastico Episcopo, Anila Mundo e Monica Di Mauro. Il nostro appuntamento è per mercoledì prossimo, non cambiate canale, sempre Teleblu, l'unica televisione con le ali. Arrivederci. Clientelismo e speculazione di abiceato si muore ancora, si muore ancora per l'onore violato.